Anna Tridello, Seniores di Martin Mercier su Rossella Chiarelli, e per chiudere la categoria amatori che ha registrato la vittoria di Dianora Benco davanti a Giorgia Ruggeri. Ecco, restiamo un attimo mentre vediamo l'arrivo delle ultime donne al discorso che facevamo prima. Ecco, questa presenza di un settore amatoriale particolarmente competitivo. Qualcuno potrà dire che a Ferrara manca lo spirito squisitamente decubertiano che si riscontra in altre realtà, si pensi al Modenese e soprattutto al Bolognese. Ecco, può anche darsi che sia così. Noi riteniamo, io personalmente ritengo che non sia il caso certo di fare classifiche di merito per decidere chi in Emilia Romagna interpreti nel migliore dei modi l'attività sportiva della corsa a piedi, ecco. Tu cosa ne pensi? Ma io penso che sia un po' una questione. Da noi si sono sviluppate molto prima che da altre province, che in altre province gare competitive, mentre in altre province si sono sviluppate le famose non competitive in cui partecipano migliaia e migliaia di persone solo per il gusto di fare la camminata. Penso, ecco, che sia soprattutto dovuto alle società e a quello che le società hanno voluto hanno voluto proprio loro organizzare negli anni, ecco. Ma non penso che questo possa fare la differenza. Il problema è che a Ferrara per il reclutamento giovanile c'è gli a Bologna, c'è gli a Modena, anche se lo sport viene interpretato in maniera diversa. Io ritengo della Porta degli Angeli, lungo la cinta muraria della nostra città, domenica 8 settembre 1991, per la disputa dell'ottava edizione di Muracross, la camminata competitiva di corsa campestre organizzata come ogni anno dal gruppo sportivo Pomposa. Due le gare in programma quest'oggi alle 9:15 prenderà il via il Muracross femminile. La distanza è quella di 4,8 km, leggermente più lunga rispetto alla distanza originaria, quella che si sarebbe dovuta disputare da Volantino. Nel settore maschile invece gli uomini si misureranno sulla doppia distanza di chilometri 9,600. Vediamo un attimo l'aspetto agonistico di questa manifestazione. Ripeto, giunta all'ottava edizione, ricordo che il percorso non è quest'anno quello originario. Vediamo intanto le donne che si stanno preparando per il via in questa mattinata estremamente rigida. Non è quello originario, causa i lavori in corso ormai da un paio d'anni che hanno fatto delle mura un vero e proprio cantiere. Gli amici podisti che hanno preso parte all'edizione degli anni passati ricorderanno come un tempo il tracciato del Muracross contemplasse i cosiddetti valloni, gli avvallamenti del sottomura che nella loro difficoltà rendevano la prova estremamente spettacolare. Questa parte di percorso oggi non è agibile e dunque gli organizzatori si sono visti costretti ad effettuare delle modifiche che non mortificano comunque la bellezza di un tracciato gara che tutta l'Italia ci invidia. Sono due quest'oggi, dicevo, le gare in programma. Stiamo per assistere alla partenza del settore femminile. A tutti gli atleti che avranno portato a termine regolarmente la gara verrà consegnata la maglietta Muracross con stampigliato il simbolo di questa gara, appunto la cinta muraria della nostra città, ed ecco il via della gara competitiva. Vedete che nonostante la temperatura particolarmente rigida che non invitava certo a prendere parte a questa manifestazione, la presenza anche nel settore femminile è piuttosto nutrita. Due parole dunque sul percorso di quest'anno. Si parte all'altezza del tiro a segno, nei pressi dunque della Porta degli Angeli, in direzione Porta Mare. Vedete gli atlete che si stanno allontanando dal luogo di partenza. Giunti alla cosiddetta montagnola o al curvone che dir si voglia, la si lascia sulla sinistra e si prosegue nel sottomura sino a Porta Mare, appunto. Di lì si ritorna verso la montagnola, inizialmente sopra le mura e poi sotto la si supera e poi di nuovo verso Porta Mare prima di ritornare definitivamente al punto di partenza, percorrendo un lungo tratto al di là della recinzione metallica che separa il cantiere del restauro dal tratto ancora agibile delle mura. Un giro per le donne, due per gli uomini dunque, che transitati sotto lo striscione del traguardo dopo il giro di boa ripercorreranno una seconda volta il tracciato che abbiamo appena descritto. Vedete anche un po' di foschia questa mattina, un terreno piuttosto pesante
ma non troppo, in considerazione del fatto che negli ultimi giorni non è piovuto. Si diceva della temperatura molto rigida, fortunatamente da qualche giorno appunto non piove, per cui il fondo è agibile. Un po' pesante nel tratto finale, occupato dai lavori, ma comunque percorribile senza eccessivi problemi. Lo testimonia il fatto che, se è vero che molti atleti usano quest'oggi i chiodi, altri hanno preferito correre con le scarpe normali, evidentemente non ritenendo più penalizzante di tanto questa scelta. Ed ecco, vediamo, stiamo assistendo all'arrivo del settore femminile. E taglia al traguardo in questo momento la prima atleta classificata. Si tratta di un'atleta non conosciuta dalle nostre parti, non frequente al circuito podistico ferrarese abitualmente. Si tratta di Silvia Sommaggio, mentre vediamo sullo sfondo figura di Lucia Soranzo, un'atleta che fino a qualche anno fa correva per i colori, pur non essendo ferrarese, del Cus Universo Ferrara. Lucia Soranzo che sta per tagliare il traguardo, conquistando in questo modo la piazza d'onore, e dietro Lucia Soranzo Roberta Zamboni. Eccola qui Roberta Zamboni, che corre per la Salcus Mobili Tronti di Santa Maria Maddalena, terza Zamboni. Ed ecco Cinzia Fagioli, un buon quarto posto per la giovane portacolori della Folgore Kona, che ha veramente dominato nella, ecco intanto Martina Ferraresi del Cus Ferrara, quinta classificata, e poi Elisa Aleotti e via via tutte le altre. Dicevo Cinzia Fagioli, quarta quest'oggi, che ha dominato nel cross per quanto concerne il trofeo Città di Ferrari Corsa Campestre, che si è disputato sull'ordine di quattro prove e che si è concluso domenica scorsa. Dicevo dunque di questo percorso, diversi sali scendi che spezzano il ritmo, mentre vediamo che le donne continuano ad arrivare, anche qualche ragazzo ha preso parte a questa manifestazione. Diversi sali scendi che spezzano il ritmo, ma lo spezzano anche e soprattutto le numerose curve a gomito che il tracciato presente, vi garantisco, ho preso parte anche a questa manifestazione. Recuperare un'andatura sostenuta su questo terreno, ripartendo praticamente da fermi quando si hanno già magari diversi chilometri sulle gambe e la stanchezza muscolare incomincia a farsi sentire e a pesare, non è cosa di poco conto. Ecco, mentre continuiamo a vedere queste immagini con le altre atlete di questa prima prova, che come ricordo ha preso il via alle 9:15, e ci accingiamo ad assistere alla prova clou della mattinata, quella che partirà alle ore 10, che vedrà interessato il settore maschile con tutti gli atleti più forti dell'atletica ferrarese, a partire da Fausto Molinari per passare a Giuseppe Pambianchi e agli altri. Ricordo che quest'oggi la gara è organizzata in collaborazione con l'UILM, l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. La quota di iscrizione, infatti, che gli atleti pagano oggi per avere il pettorale che consente loro di prendere parte alla manifestazione, è di lire 2.000. Gli stessi atleti però, se lo vorranno, potranno pagare 1.000 lire in più, che andranno a favore appunto della lotta contro la distrofia muscolare. Una Cross 91, infatti, accanto all'aspetto più propriamente sportivo dell'avvenimento, possiede quest'anno una connotazione, presenta quest'anno una connotazione solidaristica. È infatti presente con un proprio banchetto di raccolta e, malgrado il freddo pungente, una rappresentante dell'UILM, appunto l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che ha una propria sede anche a Ferrara e che provvederà alla raccolta dei fondi nell'ambito delle iniziative inaugurate da Telethon 1991, la grande maratona televisiva di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo grave problema. Su questo grave problema è andata in onda nelle giornate di venerdì 6 e di sabato 7 dicembre, una maratona di 40 ore, pensate, la più lunga in assoluto, progettata e realizzata da sempre dalla televisione di Stato.
Abbiamo visto pertanto arrivare... Bene, prima di passare al primo blocco di interviste, riassumiamo dunque la classifica per il settore assoluto femminile. La vittoria è andata a Silvia Sommaggio davanti a Lucia Solanto, a Roberta Zamboni della Mobili Tronti, a Cinzia Fagioli della Folgore e a Martina Ferraresi del Fusso Ferrara. Ricordo anche che c'era un'apposita categoria riservata alle veterane, qui si è imposta Natalia Rossi della polisportiva Putinati davanti alla portacolori della polisportiva Giardino Guerrina Bovi. Ecco Natalia Rossi che ha tagliato traguardo in questo momento, terza Delora Scopparo, Albana Bergonzini, ed ora via alle interviste. Sentiremo nell'ordine il notaio Severo Maisto della GS Pomposa. Queste intanto sono le immagini che si riferiscono alla partenza della mini